Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio parlarti degli elenchi tavole che trovi all'interno del mio template. Io vado ad aprire il navigatore e vado a lavorare all'interno del body layout. Come puoi vedere, all'interno di ogni cartella, esclusa la cartella Abachi e Tabelle, il primo documento che hai è un documento dove trovi impaginato l'elenco tavole. L'elenco tavole è relativo al gruppo definito dalla cartella. Per cui se vado ad aprire il layout elenco tavole ente, Archicad andrà ad aprire questo documento che è un documento in formato A4 dove all'interno è impaginato l'elenco delle tavole. L'elenco delle tavole è dinamico, per cui se hai la necessità di andare a creare delle nuove tavole, io ora sto andando a duplicare le tre tavole che trovo all'interno della cartella progetto ente. Basterà andare a selezionare il documento Layout Elenco Tavole Ente e fare clic sul pulsante Aggiorna nel navigatore. Immediatamente l'elenco delle tavole verrà aggiornato. Stessa identica cosa nel caso in cui vai a modificare il titolo della tavola. Se io modifico il titolo della tavola direttamente all'interno del navigatore, posso inserire il titolo. Una volta inserito basterà aggiornare e immediatamente l'elenco delle tavole viene aggiornato. Questo sistema ti permette sicuramente di essere molto più produttivo e andare a ridurre eventuali errori all'interno dell'elenco tavole. Ricordati che questa opzione che ti ho fatto vedere per le tavole del progetto Ente la ritrovi all'interno di tutti gli altri gruppi di tavole.